chiediamo una maggiore attenzione, chiediamo soprattutto all'Europa di riuscire a capire quanto sia importante avere una visione industriale. Io continuo a ribadirlo, l'Europa è la seconda manifattura al mondo dietro la Cina e siamo davanti agli Stati Uniti, però stiamo continuando a perdere posizioni. Quindi è fondamentale che l'Europa da questo punto di vista si dia una sveglia, che sulle decisioni più importanti ci sia un'attenzione maggiore per l'industria, perché l'industria e la manifattura sono quelle che poi dopo contribuiscono a portare crescita e sviluppo. Tutto questo naturalmente deve essere fatto con grande attenzione per quanto riguarda le transizioni, su cui noi ne siamo perfettamente consapevoli, però detto questo poi bisogna tener conto che le transizioni si fanno se ci sono dietro le industrie, se no si parla di grandi sogni, di grandi costi e poi dopo di impoverimenti di paesi, di continenti. Le imprese chiedono una maggiore attenzione su questi temi, quindi chiediamo alla prossima commissione, al prossimo Parlamento di varare dei provvedimenti che tengano conto quindi dell'importanza della manifattura e per le grandi transizioni di cercare di gestirle come è stata gestita la pandemia, quindi con grandi fondi che possono permettere di affrontare questi grandi temi con delle risorse che sono adeguate. Io faccio sempre l'esempio di microchip, che è stato previsto l'aumento del 20-30% di produzione all'interno dell'Europa, però il budget che abbiamo è di 6 volte meno rispetto a quello che sono i costi che sono stati previsti. Questo perché se ciascuno fa un pezzettino non riusciremo mai a fare quello che dobbiamo fare. Serve un grande fondo come l'abbiamo fatto per la pandemia, che abbiamo visto ha messo in sicurezza tutti i paesi.